Ciao a tutti, siamo qua in diretta dall'Hotel Torre della Vittoria e mentre che aspettiamo l'orario per incominciare la nostra performance, volevo farvi vedere un po' di quadri miei e della bravissima Anna Montanaro che poi dal 3 di ottobre farà la sua personale proprio qui. Questo è una delle mie tele da uno sconosciuto. Adesso vi faccio vedere una che è importantissima perché senza questa persona che ho ritratto qua, che si chiamava Antonio Sturla Avogadri, il cinema italiano probabilmente non sarebbe quello che è stato. Gente come Vancini, come De Sica, come Rambaldi, come Fulco Quilici, probabilmente non avrebbero mai iniziato la loro carriera. Ciao Andrea Donati, ciao Marco, ciao Mirko. Probabilmente non avrebbero mai iniziato perché lui, essendo di famiglia nobile, aveva delle possibilità di avere tutto quello che serviva per girare un film e tanti gli hanno chiesto la strumentazione in prestito. E in più è stato un pioniere del documentarismo, non solo di Ferrara e dintorni, ma anche proprio del documentario in genere. Quando c'è stata l'inaugurazione sono venuti anche due dei suoi tre figli, Piero e Francesco. Purtroppo mancava Paolo, che è stato quello più vicino al padre, in tantissimi lavori documentaristici. Adesso passiamo all'altra ala dove ci sono delle altre tele e vi faccio vedere quelle di Anna Montanaro. Qua c'è un po' di materiale sulla mostra, vedete qua ci sono anche i miei libri, ci sono le cartoline anche di Anna, questo qua che vi faccio vedere è appunti di viaggio, la mostra personale appunto di Anna Montanaro che ci sarà fra breve, ci sarà fra pochissimo, quindi segnatevi la data, assolutamente dovete esserci. Adesso andiamo a vedere nell'altra ala. Qua c'è un'altra mia tela, un po' di pubblicità. Quando venite assolutamente a vedere non solo la mostra di Anna Montanaro, ma venite a vedere tutte le cose che verranno fatte qua dentro, perché io sarò curatore di tantissime mostre e di tantissimi eventi ogni giovedì. Quindi seguite Facebook, seguitemi un po' dappertutto perché vedrete poi tutte le cose che io andrò a postare. Questa è una delle muse di Anna Montanaro che lei ha voluto presentare per questa mostra del cinema. Questa è Taglia, musa della commedia. Faccio vedere anche un po' da vicino nel dettaglio per farvi vedere la magnificenza di questa tela. Questa è Urania, musa dell'astronomia. Guardate che bella che è. Tutte le muse, a parte una, hanno la particolarità di avere il viso coperto da una farfalla. Questa è una prerogativa di queste tele di Anna. Tutte queste tele ovviamente non solo rappresentano una musa, della storia, la musa del cinema, del teatro e così via, ma contengono anche degli archetipi, contengono delle simbologie, quindi c'è un bel po' da pensarci, ecco, c'è da ragionarci, non sono delle tele così semplici che uno dice vabbè, sono così e basta.
Assolutamente, sono tutte da valutare, vedete questa qua è l'unica con la bambina che non ha il volto coperto da queste farfalle, che però sono ovunque. Ovviamente questa è la musa della musica, Euterpe, vedete qua c'è uno strumento musicale, un sax dove si appoggiano queste farfalle. E poi qua ci sono altre opere mie. Questo è Marcello Mastroianni in versione pop. È la farfalla perché la farfalla è un simbolo intanto di rinascita, perché chiaramente la farfalla ha una duplice vita, quella come bruco e poi come farfalla, quindi è un simbolo di trasformazione e poi è anche un simbolo di purezza. E quindi la farfalla viene adoperata molto perché è unita alla simbologia della bambina, si va a sottolineare la purezza della persona, del soggetto proprio. Questo è Antonioni, un'opera sempre mia, molto particolare, anche questa ve la faccio vedere un po' da vicino perché è particolare, in quanto ho adoperato diversi tipi di colla per dare tutti questi tipi di effetti crepati. Questo perché volevo dare l'idea, ciao Luca Marchetti, volevo dare l'idea proprio di una pellicola vecchia e rovinata. Poi qua si prosegue. Prosegue, questa è Lulù, che è stata presentata anche a Venezia. E questa ha dei particolari, insomma, particolari. Poi, questo è Visconti, quindi altro grandissimo regista, che ovviamente si va sempre a collegare al discorso della regia del cinema di prima. E poi questo è un altro quadro di Marcello Mastroianni, sempre in versione pop. Poi qui c'è Audrey Hepburn, che vedete che ha il viso diviso in tre parti, una parte rossa, una parte grigia e una parte viola. La parte rossa è la parte delle sofferenze che una persona, come un'attrice, un attore può avere, ma che rimangono parte della sua vita nascosta, quella che nessuno saprà. La parte grigia è quella più esposta, ce n'è molto di più, ed è quello che viene esposto al pubblico, quello che il pubblico crede di sapere di quella persona. La parte viola, ovviamente, è invece la parte della persona che si è andata un po' a confessare a qualcuno, però non è, come vedete, solamente una piccolissima parte della persona. Faccio vedere un po' di particolari perché anche qua ho adoperato alcuni materiali, non solo colle, ma anche del materiale pattern che serve per preparare le tele quando sono grezze e danno questo effetto cemento che però, a differenza del cemento che con il tempo mangia la tela, questo materiale qua, essendo plastico, non rovina nulla. Poi infine c'è questo, che è un quadro su Vancini, quindi un altro grandissimo regista, quello della Lunga Notte del 43, per intenderci. Anche questo qua ho voluto dare questi effetti di crepatura. Ecco, faccio vedere un po' di particolari. Va bene, io vi ringrazio. Tra pochissimo andrà in onda la nostra performance, quindi chi non può venire la vedrà in quella maniera. Però spero che poi possiate venire ai prossimi eventi.